Quanti anni avevi lo scoppio della guerra? Cinque. Cosa facevi? Che facevo? Andavo con mamma mia a raccogliere i sassi e a raccogliere i sassi, andavo con lei, aiutavo a nonna a fare le faccende di casa. Dove vivevi? 4 chilometri a Civitella dei Conti. E com'era a quei tempi il tuo paese? Era piccolo, piccolo, Silvia, manco c'era niente, noi era Masciano, via, metti Masciano. Come l'hai vissuta la situazione in senso letterale, dato che tu eri bambina? E io per me era quasi un gioco, perché quando passavano l'aereo a tre, contavamo belli, quando sganciavano le bombe, credevamo che buttavano i bigliettini e noi correvamo a raccogliere, andavamo appresso, ma dove vedevamo noi, perché hanno bombardato il ponte di Masciano, un altro ponte lì vicino, perché noi stavamo su una collinetta, se sembrava che venivano vicino vicino, capito? È così, un po' per gioco, un po' per così. Mi ricordo quando che è finita, che sono venuti i carri armati gli inglesi, perché dicevano che finiva la guerra, gli tiravamo i fiori, c'erano i fiori di ginestra e gli facevamo queste cose. Ti ricordi chi erano i fascisti? Ma io per me non è una cosa così. Mi ricordo che andava a scuola il fratello mio e gli avevano fatto la divisa, da prima, da fascista. Ricordo che da mamma, poveretta, gli hanno portato via la fede, a papà la fede. Tempo di guerra. Ecco queste cose qui, Silvia, Simo, poi fai come ti pare. Hai in mente quando sono arrivati gli americani? Sì, ti ho detto che gli buttavamo, perché arrivavano gli americani e partivano e finiva la guerra, sembrava. No, sembrava, era. I E i partigiani invece? partigiani io non lo ricordo, perché mi ricordo un po' niente quasi. Poche niente, perché ti ho detto, c'avevo 5 anni. 6, 7, dopo quando è finita c'avevo 9 anni, 45. Morì qualcuno che No, conoscevi? di da noi no. Lì a casa mia no, ma solo con i, come si dice, bombardamenti, tanti vicini, persone. Che cosa fu distrutto a Masciano? A Masciano è stato distrutto il ponte. E poi anche parecchie, un po' di case, lì era successo un po' di casino. I fascisti avevano ammazzato 3 fratelli a Masciano, perché non erano andati a fare la guerra, si erano rifiutati di andare a fare la guerra. Dopo sono i nazisti quelli che l'hanno ritrovati, perché o i tedeschi erano, mica mi ricordo. I nazisti, i tedeschi. Sono I nazisti, perché la dopo stessa cosa. l'hanno ammazzati. E Ricordo, quando c'è stato il primo bombardamento? ma nel 43-44 mi pare, non me ne ricordo, Silvia. Quali sono stati i momenti più paurosi per te? Ah, mi ricordo che quando fischiavano le bombe, che toccava pigliare, partire a nascondersi dentro le grotte. Hai qualche episodio che particolare da raccontare? Capisci, a quell'età poco c'è da ricordare. Io ricordo queste, mi ricordo che avevano piazzato il cannone sopra casa nostra, proprio lì vicino, avevano piazzato sotto la figa con questo cannone, e noi tutti curiosi a vedere come facevano. Pensa tu. E ti ricordi qualcosa dell'armistizio dell'8 settembre? No, non mi ricordo.
Conoscevi qualcuno che era andato in trincea? Non me lo ricordo, sì. Io di queste cose non me le ricordo. Quando ci fu la liberazione? Te l'ho detto. Quando ci fu la liberazione che vennero gli inglesi, tutti contenti, mi ricordo, no, il mio zio mio stava in guerra, come si chiama? Era fuori Italia, non mi ricordo come si chiama, c'era un nome. E zia Poretta piangeva sempre perché non sapeva niente, perché mica manco la posta camminava, prima non c'era, c'era l'unico per farle sapere la posta, e manco la posta non funzionava più. Questo zio tuo era andato in guerra e È andato in guerra. è ritornato? Sì, dopo quando è ritornato, una festa abbiamo fatto. C'è nato anche papà mio, però papà mio era nato a Narni. È ritornato? Sì, lui perché allora giocavano i quattro, sì, aveva quattro figli, non faceva il militare. E quando è nata Silvana, l'hanno è rientrato, ma lei è del 43, Silvana. Sì, è 43. Nel 43 papà l'hanno mandata a casa, perché c'è quattro figli. Come quello zio tuo come ha fatto a tornare in Italia? Che ne so, pare mio come ha fatto, me lo ricordo. No, parecchi di lì, quelli che erano, che stavano, Madonna, come si chiama? C'ha un nome. No, in galera. No, In trincea? non trovo. Però Vabbè, vabbè. comunque in guerra. Stavo in guerra, detto sì. È stato. Mi ricordo quando è venuto. È Perché? ritornato alla fine? Ah, è venuto dalla guerra. Però quando tornavano questi soldati si facevano le feste, si facevano i pranzi perché avvenivano queste, si ballava, noi figli, noi ragazzine, io avevo 9 anni. Queste feste così. Ti ricordi qualcos'altro? Non mi ricordo. Qui sotto casa c'è una grotta, no? Qui che ci si riparava. Mica c'ero io qui, qui c'è i Laurenti, lì c'è, pensa che Anche c'è, nonno. Cioè no, certo, nonno si no, riparava. ma qui a Sparta ce ne stanno tante di grotte, sotto le coste. Qui ci stava un cugino del nonno, Vincenzo, che aveva il negozio di generi alimentari, ci aveva portato sui prosciutti, l'olio, il vino, perché gli portavano via tutto se ne trovavano e l'avevano nascosto dentro la grotta. Nonno ce l'ha andato in guerra. Nonno Vincenzo, no. Nonno Vincenzo, come non c'è nato, c'aveva 20 anni più, quando è finita la guerra. Che ti dico, questo non lo so. Lui si è andato a far soldato, però. Zio Luigi ce l'ha fatta la guerra. Fratello. Il fratello, zio Luigi ha fatto la guerra e è andata a Rodi, apposta da il figlio gli ha messo nome Rodiano. I gatti li vedi? Quindi tu eri piccola. Io ero piccola, sì. Nonno invece quanti anni c'aveva quando è Nonno, scoppiata la guerra? quando è scoppiata la guerra nel 43, nel 41, Il 41. 17 anni. 17 anni.
Va bene. Lui te poteva di tutto perché lui non ha ricordato tante. Ma io ero piccola, mi ricordo che quando bombardavano, volevano stare sempre con mamma, dove stavo, mi buttavano per terra perché passavano gli aeroplani. Una volta stavo i zii, col fratello e la moglie del nonno, di papà, mamma e io. E io stavo con loro e bombardavano, veniva sotto fumo. E io scappai via di corsa e quella a strillarmi perché gli aerei passavano bassi e mi vedevano da corno e mi potevano ammazzare. Però io avevo una aiuta mamma, gli ero scappata via. Ero piccola, se si fa queste cose non è che c'hai paura, c'avevi paura, noi quando sentivamo quelle botte, la tazza ci si mettevamo a ridere. Va bene. Grazie dell'intervista. Ciao. Ci vediamo e grazie.